Siamo sempre stanchi, stressati, abbiamo enormi problemi di concentrazione, siamo pieni di ansie per qualsiasi cosa. Credete davvero che i nostri cellulari non abbiano niente a che fare con tutto ciò? Inutile dirvi che se provate a googlare vi usciranno decine di articoli che vi spiegano questa bellissima correlazione tra utilizzo dei dispositivi elettronici e ansia, stanchezza cronica, depressione, chi più ne ha più ne metta. E sei qui è perché vuoi ridurre il numero di ore che passi davanti al tuo cellulare. Il problema però dove sta? Basta volerla una cosa? No, pensa quante cose tu vuoi e non sei mai riuscita a raggiungere. Questo perché volere qualcosa, desiderare ardemente qualcosa, non è assolutamente una condizione sufficiente per raggiungere quell'obiettivo. Tu sei qua a guardare questo video perché stai cercando delle strategie che ti permettano di ridurre il numero di ore passate davanti al cellulare. Per questo io, prima di darti ogni consiglio, spiegherò qual è la conseguenza negativa che deriva dal mancato rispetto di quel consiglio. Questo perché? Perché sotto un punto di vista psicologico, la consapevolezza è il primo step necessario per riuscire effettivamente a raggiungere un obiettivo. Consapevolezza è importante perché? Perché tu puoi conoscere tutte le strategie che vuoi per cercare di usare meno il telefono, ma la verità è che se tu non ti convinci e non hai una consapevolezza del perché fare quella cosa sia utile sotto un punto di vista psicologico, troverai mille modi per raggirare tutte queste strategie, con la conclusione che continuerai a guardare video, leggere libri, ma userai sempre tanto il cellulare, i social media e ti allontanerai dal raggiungimento dei tuoi obiettivi. In questo video troverai un mix di una serie di strategie un po' scontate, ma estremamente importanti, e altre strategie invece molto strane, di cui io personalmente non avevo mai sentito parlare, ma ho provato a testarle perché ammetto che anche io ho dei periodi dove mi faccio coinvolgere eccessivamente dai social media, e quindi ho scoperto alcune strategie a cui non avevo mai pensato, che però si sono rivelate incredibilmente utili. Partiamo con un primo consiglio, forse banale, ma assolutamente centrale per tutte le 24 ore della nostra giornata. La qualità della nostra vita, del nostro sonno, della nostra energia, del nostro mood, insomma, qualsiasi aspetto psicologico della nostra vita, deriva innanzitutto dalla qualità del nostro sonno e dal mood con cui tu la mattina inizi la giornata. In poche parole, sto cercando di dirti non usare il telefono 30 minuti prima di andare a dormire e 30 minuti dopo esserti svegliata. Questo perché? Perché utilizzare i dispositivi elettronici subito prima di andare a letto ti va a rovinare incredibilmente la qualità del sonno. Chiaramente tu puoi dormire pure 10 ore, ma se quelle 10 ore le dormi male, ti continuerai a sentire perennemente stanca ed è come se andassi giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, ad accumulare proprio una stanchezza. E poi ci domandiamo perché siamo perennemente stanchi. Alle volte basta veramente poco per fare una grande differenza, quindi inizia a eliminare il cellulare, se riesci anche un'ora prima di andare a dormire. Fai dei rituali, una bella night routine, cerca di avviare il tuo corpo proprio al sonno, leggiti un libro, fai un po' di meditazione, vedrai che la qualità del sonno cambierà significativamente, così come la qualità delle tue energie, credimi. Allo stesso modo è importante evitare di utilizzare il cellulare subito dopo essersi svegliati. Questo perché? Perché tendenzialmente quello che ad oggi la scienza sottolinea in modo molto significativo è che noi veniamo subito sommersi da uno stato di ansia, di stress, di angoscia, perché se ci mettiamo subito sui social media, subito dopo aver aperto gli occhi, chiaramente cosa vediamo? Vediamo le vite perfette degli altri. Ci sembra che la nostra faccia schifo e siamo pigri e non usciamo più dal letto e la nostra giornata è iniziata praticamente stando 30-40 minuti con sto telefono incollato davanti alla faccia a guardare le perfette vite degli altri, e quando ci svegliamo abbiamo già l'ansia. Questo sotto un punto di vista psicologico, ma chiaramente ci sono poi tutte le altre conseguenze proprio di natura fisiologica del aprire gli occhi e utilizzare subito il telefono. Anche questo ci porta ad avere uno stato di stanchezza cronica per la durata di tutta la giornata. Quindi il mio consiglio è quello di alzarvi, farvi un po' di morning routine, prendervi le vostre vitamine, lavarvi la faccia, attivarvi per davvero, svegliarvi per davvero, e poi solo allora al massimo prendere il cellulare in mano. Ma noi come facciamo a raggiungere questo obiettivo? Come facciamo ad evitare di utilizzare il telefono prima di andare a dormire e subito dopo esserci svegliati? Vero consiglio che si cela dietro tutto quello che ti sto cercando di dire è: dormi con il telefono in un'altra stanza, mettilo in carica in un'altra stanza, in modo che tu la sera non abbia la tentazione di prenderlo in mano, idem la mattina, idem la notte se magari ti svegli. Questo è un consiglio che per chi di voi ha letto il libro Atomic Habits o Piccole abitudini per grandi cambiamenti riconoscerà. Perché? Perché uno dei consigli che trovate in questo libro, che parla appunto di abitudini e ci spiega una serie di meccanismi cognitivi, è quello proprio di
di stai cercando di eliminare un'abitudine negativa? Ottimo, una buona strategia per farlo è rendere più difficile quell'azione. Quindi noi mettendo il telefono fuori stiamo rendendo più difficile l'azione di andare a prendere il telefono subito dopo sveglio prima di andare a dormire. Qualora tu abbia dei coinquilini, insomma, non puoi lasciare comunque il telefono completamente fuori dalla stanza, chiudilo semplicemente in un cassetto lontano dal letto e spegnilo. E qui possono sorgere le prime polemiche, i primi commenti, ma io il telefono lo uso come sveglia. Farai, ti comprerai una bellissima sveglia analogica. Questo modo eviti di usare il telefono, perché soprattutto se sei una persona che è dipendente dal telefono e stai cercando di ridurre l'uso del telefono, non ti puoi dire, sì, lo tengo solo come sveglia, non lo toccherò, perché è un po' come dire, sono a dieta ma davanti c'ho 5 barattoli di Nutella, no sense, non è una roba che ha senso fare, perché richiederà ancora più forza di volontà. Quindi il segreto non è trovare più forza di volontà, ma rendere più difficili le abitudini negative. E fin qui va tutto bene, tutto molto bello, magari siamo riusciti a non usare il telefono ieri sera, ci siamo fatti una bella notte di sonno e stamattina per i primi 30 minuti non lo utilizziamo. Poi però che facciamo? Prendiamo in mano sto cellulare e ci passiamo tutto il giorno sopra. E Instagram e TikTok e Facebook e LinkedIn e qualsiasi cosa voi utilizziate. Sicuramente il primo consiglio che vi ho dato è estremamente utile, ma non è che poi durante il giorno ci perdiamo e stiamo 5 ore a utilizzare il cellulare in modo del tutto inconsapevole, perché poi di questo si tratta, nessuno sta dicendo non utilizzare i social media. Anzi, io trovo che i social, se utilizzati nel modo giusto, siano incredibilmente utili per la nostra vita, davvero ci danno accesso a tutta una serie di informazioni, di persone, di storie che ci possono davvero cambiare la vita in modo positivo. Ma non deve essere il cellulare che comanda te, i social che comandano te, devi essere tu a comandare loro. Di conseguenza, il consiglio che ti voglio dare è quello di fare logout da tutte le app, che noi tante volte il telefono lo prendiamo in mano per noia, iniziamo ad aprire roba e senza neanche accorgercene dovevamo studiare, abbiamo passato 2 ore e mezza tra TikTok e Instagram e ci buttiamo chiaramente giù di morale perché dovevamo studiare e non ce ne siamo neanche resi conto che sono passate 2 ore, 2 ore e mezza, 3 ore, un pomeriggio intero. E invece facciamo logout dalle app, vi sembrerà una banalità, ma quando voi aprite l'app è come se aveste un secondo in più dove non prende il sopravvento l'impulsività e l'abitudine di aprire l'app e di dover consumare questa dopamina istantanea di cui tra un attimo parliamo, ma sei lì che dici, sono loggato fuori, devo studiare. Cioè, sembra una banalità, ma vi assicuro che loggarsi fuori dalle app fa una enorme differenza sulla consapevolezza con cui voi trascorrete il tempo sui social. Provare per credere. Perché stiamo introducendo fondamentalmente una barriera in più all'uso inconsapevole dei social. Fatto, si tratta dello stesso principio di cui parlavamo prima con riferimento al dormire con il telefono chiuso in un cassetto o in un'altra stanza, perché sto rendendo più difficile l'esecuzione di quell'azione fondamentalmente. Ed è proprio sulla base dello stesso principio che c'è un altro consiglio che ti voglio dare, che è quello di usare la versione desktop delle app, non di WhatsApp. Attenzione, WhatsApp, se sul computer ci studi e ci lavori, non scaricarlo assolutamente, perché se no già sappiamo come finisce. Ma tutte le altre app, Instagram, TikTok, qualora non ti sia sufficiente loggarti fuori, fai che eliminarle direttamente dal tuo smartphone e utilizzarle solo ed esclusivamente dalla versione desktop. Questo perché? Perché chiaramente noi tendenzialmente abbiamo in mano molto di più i nostri cellulari che non i PC e quindi in questo modo andremo a utilizzarle di meno, credimi. È un metodo un po' drastico, lo riconosco, però per un sacco di persone funziona. Anche qua, dopo che hai utilizzato l'app, il mio consiglio è quello di fare logout. E se no, magari sei lì, stai scrivendo un'email, stai scrivendo un paper per l'università, apri Instagram, e anche lì ti perdi un'ora su Instagram. Quindi logout sempre. Inoltre, i cellulari ci hanno sicuramente semplificato la vita e hanno portato nella nostra vita tutta una serie di benefici che anni fa sarebbero stati assurdi da immaginare. Però c'è un problema, che è quello che ci hanno dato l'ansia e l'urgenza di farci sentire perennemente la necessità di essere connessi. È tutto urgente, dobbiamo sempre essere connessi, dobbiamo rispondere ai messaggi di tutti, alle mail di tutti, dobbiamo guardare cosa fanno tutti in tempo reale. Viviamo con l'ansia da disconnessione, abbiamo questa sorta di FOMO, fear of missing out, qualcosa di urgente che accade e noi non possiamo sentire, non possiamo vedere, non possiamo leggere subito. Ma ti voglio far riflettere su una cosa. Quante di quelle notifiche che tu ricevi sono effettivamente urgenti, sono emergenze, non possono aspettare? Quanti dei messaggi che ricevi hanno effettivamente bisogno di risposta immediata, se no cade il mondo e succede un casino? Dove voglio arrivare? Voglio arrivare a darti un altro consiglio, che è quello di disattivare tutto.
tutte le notifiche. Questo perché? Perché se tu stai magari lavorando al PC, magari studiando, facendo qualsiasi cosa e c'è la notifica di WhatsApp, la notifica dell'email, la notifica di Instagram, la notifica di quell'altra app, eccetera, stai continuando a distrarre, ti stai distraendo in continuazione e magari per te sta roba è superficiale, non è un problema. E qui dobbiamo andare ad introdurre, qualora tu non l'abbia mai sentito, il concetto di multitasking, che è quello di fare tante cose contemporaneamente. Peccato che l'essere umano non sia multitasking. Multitasking è un termine che nasce con riferimento ai computer, ai processori che sono in grado di performare più azioni nello stesso momento. Ma il cervello degli esseri umani non funziona così. Infatti, anche se tu potresti avere la sensazione di star facendo più cose contemporaneamente, rispondo all'email, rispondo all'amica, scrivo la mail di lavoro, in realtà quello che succede è che ogni volta che tu stacchi un'attività per farne un'altra, il tuo cervello sta facendo una cosa, si interrompe e ne va a fare un'altra. Ma ogni volta che tu devi riniziare a fare qualcosa, soprattutto non tanto mandare il messaggio all'amica, ma tornare su un'attività che ti richiede un certo tipo di livello di concentrazione, il tuo cervello ha bisogno di ripartire, di ricalibrare sta roba qua. Oltre che stancare il tuo cervello, se tenti di fare più cose insieme, ti fa perdere tempo, il che vuol dire che la tua produttività calerà in modo significativo. E qui ci sarà qualcuno che potrà dire: ah, ma io ho i figli, i nonni malati, i genitori, e devo fare quello, devo fare l'altro, io lavoro, devo essere reperibile. Va bene tutto, ragazzi, ma senza mezzi termini, non prendiamoci per il culo. Non puoi disattivare tutte le notifiche perché devi restare reperibile. Va bene, ma devi davvero restare reperibile su Instagram, su TikTok, sulle mail, dappertutto. Non possiamo disattivare almeno quelle app che non ci servono e lasciare le notifiche solo importanti, solo da determinate persone, solo di una certa casella email. Facciamo le cose con testa, non utilizziamo le nostre necessità per prenderci per il culo su tutta la linea. Non è che se io devo tenere il telefono acceso perché ho un figlio e se sta male a scuola mi devono chiamare, allora devo tenere accese tutte le app, tutte le notifiche di Instagram, questo, quello, quell'altro. No, ok? Quindi facciamo le cose con testa. E facciamo un passo avanti, perché se state studiando o lavorando e avete bisogno di fare un'attività che vi richiede molta concentrazione, dovete immergervi in quell'attività, il prossimo step è proprio quello di lavorare con il telefono in un'altra stanza, di studiare con il telefono da un'altra parte totalmente. Questo perché? Perché se lo tenete lì a vista, e se torniamo sempre lì, il barattolo di Nutella quando sto cercando di dimagrire. Quindi, se ti serve, perché le notifiche, bisogna essere reperibile, eccetera, lo metti lontano con la suoneria. Se invece sei un normale studente che può isolarsi dal mondo, spegni tutto, fallo sparire, toglilo dalla vista e concentrati a studiare. Perché se lo teniamo lì, tenderemo sempre a distrarci, perché è ovvio che non possiamo essere motivati tutti i giorni per fare le cose necessarie. Un'altra strategia un pochino estrema, strana, particolare, forse anche cringe, a cui io non avevo mai pensato, ma l'ho provata ed effettivamente è una roba che wow, dice come ho fatto a non pensarci prima, è quella di utilizzare il cellulare solo quando sei in piedi. Perché se tu utilizzi il cellulare in una posizione fondamentalmente comoda, sul divano, sul letto, sdraiato, le ore passano, raga, uno non se ne rende conto. Se invece il cellulare lo utilizzi solo quando sei in piedi, quindi in una posizione, diciamo, faticosa, un po' scomoda, eccetera, stai tranquillo che lo utilizzerai molto di meno. L'ultima cosa importante che però ti voglio dire è non ti aspettare che l'applicazione di tutte queste strategie avvenga con facilità, e ti spiego cosa succede a livello psicologico, perché anche qua volere una cosa non basta, è necessario crearsi una consapevolezza fondamentale di cosa accadrà nella nostra testa affinché quando quella cosa si verifichi noi la sappiamo controllare, perché sappiamo cosa sta succedendo nella nostra testa. Quando si ha una dipendenza da telefono e si applicano tutte queste strategie per provare a ridurre, a livello psicologico succede più o meno la stessa cosa che succede in ogni altra dipendenza, cioè quando uno sta cercando di smettere di fumare, di drogarsi, di alcolizzarsi, qualsiasi dipendenza. Perché? Perché questo uso costante del cellulare ci rilascia costantemente dopamina. Il problema è che questa dopamina è di bassa qualità, è una sorta di dopamina a basso costo. Perché? Perché in quel momento sono felice, ah, che bello, non studio, scrollo Instagram per 2 ore. Sì, ma quella roba non mi sta avvicinando ai miei obiettivi, quindi io dopo starò ancora peggio, starò male, sarò giù di morale, sarò stanca e sarò ancora meno concentrata durante lo studio. Se invece io rinuncio a quella dopamina per imparare invece a inseguire una dopamina di alta qualità, di lungo termine, quindi ah, che bello, ho studiato tutto il giorno per l'esame, sono fiera di me, mi sento preparata, sto andando bene, ce la sto facendo, quella è buona dopamina che ci sta avvicinando ai nostri obiettivi.
Questo genera la sensazione che vogliamo rincorrere. Io qua mi perdo a raccontarvi cose e perdo il succo del discorso. Quello che stavo cercando di dirvi è che quando voi cercherete di applicare queste strategie, le prime sensazioni saranno un attimo di panico, di disagio, di astinenza, perché siete proprio in astinenza a tutti gli effetti. È lì che dovrete fare 5 respiri profondi e provare a continuare ad andare avanti. Il cambiamento, e lo dico sempre ai miei studenti con cui lavoro per il metodo di studio, il cambiamento, qualsiasi abitudine voi state cercando di cambiare nella vostra vita, inizialmente vi mette in una condizione di disagio. Perché? Perché siete abituati a fare una roba in un determinato modo e da oggi state dicendo al vostro cervello che tutto deve cambiare. E chiaramente quello se ne va in paranoia, dice: uè, ma oggi ti sei drogato, tutto bene, che stai facendo? Quindi è normale che le prime sensazioni dopo che voi provate ad applicare queste tecniche non siano esattamente rose. I primi 2, 3, 4 giorni saranno proprio un po' di down, equivalente appunto ad uno che sta smettendo di drogarsi. Raga, non è un paragone esagerato, funziona esattamente così. Quindi preparatevi, ma non pensate che solo perché avete provato una strategia, ah, con me quella roba non funziona. No, cazzarola, dovete un attimo avere anche voi il controllo della vostra mente, ok? Non è sto cavolo di telefono che controlla noi, siamo noi che controlliamo il nostro telefono. Ci saranno giorni in cui cadremo, giorni in cui procrastineremo lo studio, giorni in cui lo useremo di più, va bene, ma continuiamo a provare ad applicare queste strategie e a ricercare un cambiamento. Ci tengo molto a chiedervi una cosa. Se avete un qualsiasi tipo di strategia che state applicando e volete condividerlo con noi, lasciate un commento perché può essere incredibilmente utile per tutti. Per il resto, come sempre, Anna crede in voi, forza che ce la fate. In bocca al lupo per i vostri esami, per il vostro lavoro, per qualsiasi cosa stiate facendo. Noi ci vediamo nel prossimo video.